Io credo che un video così, prima o poi, doveva arrivare. Doveva arrivare perché, ragazzi, ora vi spiegherò esattamente le cose come stanno. Io prima di fare questo video ho acceso la telecamera mille volte, ho provato a fare mille volte altri discorsi, ma facendoli poi a metà. Questa è la decima volta che apro la telecamera per là. Il fatto è che ogni volta che provo a fare un discorso diplomatico mi rendo conto che suona falso. Ragazzi, ora ho aperto la telecamera per dirvi la verità, ok? E sono sicuro che è questo il video che caricherò, questo in cui vi dico la verità, le cose come stanno. Non mi va di mentirvi, non l'abbiamo fatto fino ad ora e non lo voglio fare alla fine. Vi dico proprio le cose come stanno. Ragazzi, Gimba Network è un progetto che porta via molto tempo. Fare video e gestire un canale sono due cose differenti. Infatti, la passione di YouTube, la passione per YouTube, che muove tutti quanti, noi che ne facciamo parte, non ci ha abbandonato. Ognuno di noi, singolarmente, sul suo canale, continuerà a far video. Io in particolare non solo faccio video sul mio canale, mando i miei video anche da altre parti. Il punto è che il video, materialmente, ragazzi, ora, i video non è che tu li fai il giorno in cui li carichi, questo credo sia ovvio, cioè l'impegno che tu metti nel canale non è un impegno costante di ogni giorno. Tutti gli youtuber, o comunque tutte le persone che fanno video, che gestiscono il canale in maniera più o meno costante, non è che la gestione è costante, è che si organizzano bene il lavoro, cioè nei momenti in cui sanno che una settimana magari non ci sono, la settimana prima magari si preparano un video in più. Quindi, magari quando vedete un video che è caricato giovedì, magari quello l'ha preparato domenica, ok? Cioè, ci si gestisce il lavoro, ok, in maniera tale che poi il proprio canale non rimanga vuoto per molto tempo. Quindi, materialmente, fare video è davvero una passione, risulta come una passione, perché uno si gestisce il tempo come vuole. Cioè, fare il video tu, quando c'hai voglia, fai il video fondamentalmente. Poi, se non c'hai voglia mai, il canale non va avanti. Ma dico, nel momento in cui c'è il tempo e la voglia, c'hai una sera a disposizione, ti va di fare il video, fai il video, ok? Un'altra volta c'hai una mattina a disposizione, fai il video, quella mattina, ok? Magari una settimana c'è più tempo, una settimana c'è meno tempo, però tu gestisci il lavoro e i video li fai. Fare video, quindi potenzialmente, non è un problema, non è mai stato un problema, e non lo è neanche ora, fondamentalmente, per noi che facciamo parte. Il problema di Gimba Network è che ci vuole tanto tempo di gestione. La gestione che si può avere per un canale personale è totalmente differente che si ha per un canale come Gimba Network. Spesso siamo portati a pensare che un canale, come dire, anche che un canale che ha pochi iscritti o comunque poche visualizzazioni, come Gimba Network, abbia uno staff piccolo. Gimba Network ha uno staff molto grosso. E quando abbiamo avuto tempo per gestirlo bene, i risultati si sono visti. E non sto parlando del primo anno, in cui Gimba Network andava di moda, quindi non è solo che andava bene, andava addirittura di moda. Sto parlando degli ultimi periodi, che è stato molto più difficile perché gestire Gimba Network è stato molto più difficile perché dovevamo gestire un canale che non andava di moda, perché Gimba Network nell'ultimo periodo è andato come un canale normale, no? Faceva 2000-3000 visualizzazioni, che sono un po' le visualizzazioni normali per un canale che in realtà ha 10.000-20.000 iscritti attivi. Un community channel con 10.000-20.000 iscritti attivi, perché gli iscritti attivi sono questi, fa 1000, 2000, 3000 visualizzazioni, è chiaro, è lampante. No, non potrebbe fare di più, perché noi lo vediamo negli altri canali, così come Wagna ha 200.000 iscritti e fa 20.000 visualizzazioni, così come, non lo so, altri canali hanno, non lo so, 100.000 iscritti e fanno 10.000 visualizzazioni, Gimba Network ha 10.000-20.000 iscritti attivi, non lo so con certezza quante sono, e fa 1000, 2000, 3000 visualizzazioni. Quindi le visualizzazioni fondamentalmente sono buone ora, quindi capite anche che non è neanche il problema delle visualizzazioni, perché se c'è qualcuno, anzi, lo voglio proprio dire, che dovrebbe essere stimato per aver continuato il lavoro nonostante le visualizzazioni fossero basse, siamo proprio noi, noi altre realtà delle quali, se non le conoscete, ve le consiglio, come Videogiochi Italia, chiaramente. Videogiochi Italia hanno fatto la storia, Videogiochi Italia, ZGiochi.com, Inside Pro Game Italy. Ecco,
non è per fare pubblicità, è per dire delle realtà, per fare degli esempi di persone che, anche se hanno numeri bassi, profondo, insomma, ci mettono impegno. Queste persone secondo me sono stimabili, così come, secondo me, credo, insomma, siamo stati stimabili noi fino a quando, insomma, abbiamo lavorato bene. E nel momento in cui abbiamo fatto entrare tanti rookie e riuscivamo a starci dietro per bene nel progetto, tra settembre e novembre, sono stati 3 mesi favolosi, è uscito quasi un video al giorno. Insomma ragazzi, Gimba Network funziona non se ci sono i video, se ci sono persone che la gestiscono bene. E per gestire un canale c'è bisogno, non è come per i video, c'è bisogno di un impegno costante, ogni giorno. Cioè tu ogni giorno deve arrivare quel momento che tu ti siedi sul computer, insomma ti siedi sulla sedia davanti al computer e dici ok, mo c'ho un'ora di tempo, la dedico alla gestione di Gimba Network, ogni giorno. Quando non c'hai tempo quell'ora diventa mezz'ora, quella mezz'ora diventano 15 minuti, dici ok, ora ci dedico meno tempo. E ragazzi, quando ci dedichi meno tempo, un giorno, due, tre, un mese, poi i risultati si vedono. Nell'ultimo periodo non ci è piaciuta come è andata a Gimba Network, perché noi non avevamo tempo da dedicarle. Insomma, avevamo sperato che facendo un buon lavoro prima potessimo, insomma, andare avanti un po' di rendita, come dire, che chi comunque ci mandava i video ce li avrebbe mandato lo stesso, eccetera. Ma non è così, non funziona così, ma è normale, cioè non è una cosa verso nessuno. Un canale per funzionare ha bisogno di che chi lo segue a tempo pieno. I community channel funzionano così, bisogna insomma starci dietro davvero, e in questo frangente noi non riusciamo a starci dietro, perché rispetto a quando abbiamo iniziato sono cambiate tante cose. Magari c'erano le persone che andavano a scuola che ora sono andate all'università, o chi ha gli esami di quinto superiore, quindi ora ha interrogazioni, che davvero non riesce a star dietro un'ora al giorno per Gimba Network. A chi è all'università c'ha gli esami, voi ci segue che è all'università lo capisce benissimo. Ragazzi, nel periodo degli esami, finora, la maggior parte di noi, insomma, siamo cresciuti rispetto a prima, siamo al quinto anno all'università. Ragazzi, è chiaro che il problema di gestione di Gimba Network l'abbiamo avuto nel periodo delle interrogazioni. È chiaro che tra un po' il periodo di interrogazioni e esami finisce. Voi dite, potreste tenerlo aperto nei periodi in cui non siete impegnati, fondamentalmente. Ma non è così, cioè. Abbiamo fatto una riunione, insomma, ci siamo guardati in faccia virtualmente e abbiamo detto, ragazzi, ma in che periodo riusciremmo a starci dietro davvero a Gimba? E ci siamo fatti il calcolo dei periodi in cui non siamo impegnati. E praticamente ci sono due esami, cioè a gennaio e febbraio, e ci sono esami. E li abbiamo praticamente tutti. Giugno e luglio è periodo d'esami. Agosto, e che fai? Video d'agosto. Agosto, te lo prendi come vacanza. Insomma, ragazzi, siamo guardati in faccia, abbiamo detto, ma dovremmo tenere aperto il canale per 7 mesi su 12. Che senso ha? Cioè, o una cosa la facciamo bene, o non la facciamo proprio. Fare tante pause in mezzo all'anno non ha senso. Anche e soprattutto perché Gimba Network è nata con un concetto, è nato con il concetto di qualità e varietà. E noi non riusciamo a starci dietro, è un progetto ambizioso, bello, al quale ci abbiamo dato davvero tanto, ragazzi, ma proprio tanto. Io sono davvero soddisfattissimo del lavoro che abbiamo fatto in questi 3 anni, ma proprio tantissimo. Quindi capitemi, sì, sono un po' giù in questo video perché ti dispiace chiudere un progetto del genere, perché ti dispiace, però alla fine in realtà io sono proprio soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto. Cioè, per me Gimba Network è una creatura che è vero che non è nata da me, anzi, ne approfitto per cominciare i ringraziamenti. I primi ringraziamenti sono per chi l'ha creati, per chi ha creato Gimba Network. Sono Alato, Ambu, Legolas F90 e chiaramente Albi, al quale ripongo un saluto più particolare semplicemente perché, insomma, è lui che mi ha seguito nel primo periodo, quindi questo è un saluto personale mio. I 4 fondatori che hanno fondato Gimba Network hanno avuto questa intuizione fenomenale,
E da loro è partito tutto. Loro insieme a Levi, chiaramente, che è ancora con noi, che è l'amministratore di Jimba. Jimba, che a differenza di Jimba Network, il canale che chiude, Jimba, che è il servizio di server di TeamSpeak, rimane aperto. Cioè, ognuno di noi continuerà ad impegnarsi singolarmente nei vari progetti propri. E noi ci terremo sicuramente in contatto i vari. Cioè, è possibile anche per dire che tipo i vari games, eccetera, ci sono rimpatriate, quindi vedrete, come dire, la maglietta Jimba che gira, perché per noi il progetto nei nostri cuori rimane aperto. Per questo ho messo l'hashtag comunque Jimba vive. Ragazzi, Jimba per noi vive sempre. Vive sempre, ma non è il discorso che si fa, vive nei nostri cuori. No, per noi è un concetto d'amicizia, per noi Jimba vive. Per noi vive. Per noi vive. Perché ripeto, è solamente una presa di coscienza che stiamo, non so come poterla vedere, stiamo crescendo probabilmente. E crescendo vengono nuove responsabilità e alcune passioni, quando cresci, se, ragazzi, la verità, se non arrivano soldi, le devi lasciare. Io mi ricordo, ragazzi, facevo teatro. Prima di iniziare YouTube, facevo teatro. Io ero il ragazzo più giovane della compagnia teatrale, quindi quando abbiamo smesso di fare teatro, io non riuscivo a capire, ma dico, perché? Dico, alla fine che gli costa quell'oretta che proviamo? Man mano crescendo ho capito. Ho detto, mizzica, un'ora, due volte a settimana, tre volte a settimana, che uno, non so, lascia la famiglia, lascia l'università perché sta facendo ricerca, lascia, cominciano a pesare. Pesano, ragazzi, pesano. Pesano perché è un impegno costante. E ripeto, probabilmente come sindrome di Peter Pan, probabilmente ognuno di noi avrebbe voluto che questo momento non arrivasse mai, perché questa è anche una presa di coscienza di, ripeto, di quello che accade nelle nostre vite. Cioè che materialmente c'è meno tempo per dedicarsi, insomma, a progetti che ci piacciono. Ok? E che dire? Ragazzi, è un discorso un po' confuso perché non, ripeto, non me lo sono preparato. Questo è niente, continuiamo con i ringraziamenti, quindi. Continuiamo con i ringraziamenti. Ho ringraziato i primi. Quindi non lo so, ragazzi, devo ammettere che in Jimba Network sono passati tantissimi youtuber, tanti. In realtà mi è balenata in testa quella di, insomma, andarmi a vedere il canale e farmi una lista di tutti gli youtuber che hanno fatto video da noi. Però, insomma, facendo un rapido calcolo, Jimba Network ha fatto oltre 1000 video e sono abbastanza sicuro che ci siano stati un numero tra 100 e 150 persone che abbiano fatto video per noi. Un numero così grande che sarebbe logorante ringraziarli uno per uno, sia per me che per voi. Inoltre, citarli in questo mucchio di nomi, insomma, non avrebbe senso, insomma, uno non se li ricorderebbe. Non... Ragazzi, il ringraziamento va a tutti. A tutti. Dal primi agli ultimi. E per questo motivo, in maniera telescopica, ho ringraziato i primi e ringrazio gli ultimi admin. Ringrazierò quindi gli ultimi admin, che chiaramente si uniscono a me in questo video. Praticamente è chiaro che bisognava scegliere un portavoce. Ci ho tenuto particolarmente a farlo io questo video, semplicemente perché spesso sono stato visto come il volto associato a Jimba, ma chiaramente Jimba non sono io, siamo tutti quanti. All'inizio avevamo pensato di fare un saluto di gruppo, ma alla fine, insomma, se bisogna dire la verità, è meglio che lo dica una persona sola e non fare un discorso spezzettato, perché alla fine le cose che vi avremmo detto sarebbe stata la stessa cosa. Quindi continuiamo con i ringraziamenti, quindi dai primi agli ultimi, e gli ultimi director, quindi chiaramente Ciro, Fepa, Only Omega HD, ragazzi, Only Omega HD e Ciro che ci sono dall'inizio, proprio dall'inizio,
Cioè, spesso no, si dice, ma quando c'erano l'ego, gli altri. Sì, è vero, però cazzo, loro ci sono stati un anno. Noi ci siamo da 3 anni. Insomma, personalmente credo che Gimma Network ce la sentiamo più nostro noi che chi c'era solo il primo anno. Io la penso così, ragazzi. Quindi, come dire, ringrazio enormemente chiaramente voi che siete stati finora, perché avete compreso il grande lavoro che c'è dietro e avete apprezzato quello che abbiamo fatto. E infine, chiaramente, ringrazio gli ultimi director in ordine di tempo, che sono Luca Zax, Besto, Rino di Dark Souls Italia, ho conosciuto anche come Chris is Back, e Luca 43. Sono gli ultimi rookie in ordine di tempo, gli ultimi rookie che sono diventati director in ordine di tempo. Quindi dai primi agli ultimi. E ringrazio tutti quelli che sono stati in mezzo, sono stati youtuber forti, youtuber piccoli. Bisognerebbe nominarli tutti, ragazzi, davvero, ma anche nominandone qualcuno, tutti, ragazzi. E un ringraziamento da parte mia, di tutto lo staff, a tutti coloro che hanno fatto parte di Gima Network e che poi hanno preso strade diverse o perché qualunque cosa. È un progetto di tutti noi. E prima di chiudere volevo dire una cosa. In questo discorso tortuoso volevo dire una cosa. Il fatto che un canale come Gimba possa chiudere è una sconfitta. E non è una sconfitta per noi, è una sconfitta per YouTube. Perché quando su YouTube chiudono canali che sono di nicchia, è un peccato. Perché ragazzi, bisogna capire questa cosa, e con questo vi saluto. Il numero di visualizzazioni non valuta la bellezza di un video. La qualità di un video, uno lo può giudicare o meno una volta che lo vede il video. Quindi il nostro metodo di paragone, se il video vi è piaciuto o meno, sono i like che ci lasciate, sono i commenti. I like e i commenti, cioè l'apprezzamento dei video di Gimba Network è sempre stato molto alto per essere un community channel. È sempre stato molto alto. Quindi noi siamo proprio contenti del lavoro che abbiamo fatto, perché come qualità siamo riusciti a trasmettere una qualità che a voi è piaciuta. Questa è una grande soddisfazione. Questo è un invito a tutti quanti per capire che il numero delle visualizzazioni non valuta la qualità di un video, perché il numero di visualizzazioni è se la gente ci clicca o meno, ma se la persona non ci clicca, non saprà mai se il video è fatto bene o meno. Niente, con quest'ultimo messaggio io vi saluto, il tempo a disposizione mio sta finendo, mi rimangono 30 secondi. Ragazzi, chiude il sipario. Chiude il sipario qui su Gimba Network e grazie a tutti, grazie veramente a tutti, è stato un onore, come direbbe qualcuno, è stato un onore suonare con voi. Ci si vede sui nostri canali, ragazzi, ci si vede sui nostri canali e chissà, magari in una rimpatriata al Gamesick ci beviamo un caffè insieme. Ciao ragazzi, ciao. Quando io sono solo con te, sogno immerso in una tazza di tè, ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento. Sono con te, non so più chi sono perché crolla il pavimento.